pochi metri dal rettilineo del Mugello. Ci siamo ragazzi, sono le 7 della mattina e l'alba, come potete vedere sulle luci addosso a me, e mi sto recando presso l'autodromo del Mugello per riprendere un personaggio misterioso. Un personaggio che è non solo un bravo pilota di moto, ma è anche un bravo youtuber. Andiamo a vedere di chi si tratta. Finalmente sembra che ce l'abbiamo fatta. Le solite complicazioni per ricevere il bracciale, ma soprattutto per avere l'autorizzazione per accedere alla pista con il mezzo. Ma ci abbiamo il pass, quindi direi che siamo a posto e ci possiamo dirigere in pista, perché si sono fatte comunque le 9:07 e alle 9:30 il nostro pilota misterioso entra in pista, quindi dobbiamo essere assolutamente puntuali. Questa è la visuale della pista di servizio, quindi come vedete lì a destra c'è la pista. Siamo esattamente all'arrabbiata 1, si intravede l'arrabbiata 1. All'uscita della San Donato il nostro pilota è già passato, l'ho già ripreso ma lo prenderò altre volte, dopodiché mi sposto. Spostiamoci al volo, cambiamo curva, io direi di andare a riprendere la Casanova Savelli, che secondo me sono le due curve più belle da fare al Mugello perché sono in pendenza. A video non si riesce a vedere la pendenza, la discesa, ma è veramente spettacolare. Direi che da qui si ha un'ottima visuale della pista. Siamo sempre sulla Casanova Savelli. Il turno è finito, il tempo è tiranno, la pista è veramente molto grande. Considerate che mi sono spostato in 3 punti, quando di punti da prendere ce ne sono veramente tanti. E siamo finalmente arrivati nell'ospitality del pilota misterioso, della persona che vi voglio fare conoscere. Adesso vedo se c'è. Qui ci sono sicuramente le moto, questa è la sua moto con i meccanici che lavorano. Ed eccolo qua, ce l'abbiamo qua. Ciao Luca, come stai? Io bene, tu? Come sono andate le prove stamattina? Direi abbastanza bene. Ti sei posizionato? Mascherina, ma ce l'ho io, quindi ci sia. Sono secondo a 2 decimi dal primo, peccato perché ho fatto il giro dove sono stato un po' disturbato, però secondo me in gara, se partiamo bene, possiamo recuperare assolutamente alla grande, perché mi raccomando, ti voglio riprendere nella tua massima forma. massima forma. Guarda, gomita a terra, like a solo. Bene, il nostro pilota misterioso lo avete scoperto, è lui, Luca Salvatori, che oltre a essere un bravo pilota è anche un bravo youtuber ed è molto seguito. Vi invito a visitare il suo canale di YouTube, ma in realtà lo troverete anche su Instagram. E abbiamo ripreso subito appena arrivati le qualifiche, dove lui si è piazzato secondo. Quindi state con me, perché alle 14:30 rientriamo in pista per riprendere il vivo di questa gara.
Direi che questa la possiamo chiamare la quiete prima della tempesta. Mi trovo sempre nella pista di servizio, sto andando a raggiungere le posizioni favorite, diciamo, per seguire la gara, ma mi trovo, come potete vedere, direttamente nel rettilineo dei box, il lunghissimo rettilineo del Mugello, e ciò che ci divide tra la pista di servizio e la pista vera e propria praticamente è questo muretto. Non vi faccio immaginare cosa si prova ad essere a 5 metri dalle moto che ti passano a 300, 310, 320 km orari. Ti passa un brivido su per la schiena che è impressionante. Luca è caduto alla San Donato, alla staccata della San Donato è caduto, sono arrivato io poco dopo perché avevo già cambiato curva, quindi l'ho ripreso, ma fortunatamente sembra non si sia fatto nulla, si è rialzato con le sue gambe, cammina da solo, lo vedete anche voi, quindi questo è segno che va tutto bene, che è andato tutto bene. Adesso andiamo da lui all'Hospitality a vedere cosa è successo. Staccata, pam pam pam. Lui come se non ci fosse. Tu l'hai passato all'interno della San Donato. Io sono all'interno della San Donato. Ed eri davanti. Noi stavamo staccando per starci dentro la curva. Lui t'era infilato dentro. Lui ha mollato completamente i freni. No, dall'esterno. Attaccato e fatto così. Dall'esterno. Dall'esterno? Dall'esterno. Ah, quindi c'è, t'ha chiuso così e tu. Guarda, io. Brutta storia ragazzi, brutta storia per Luca. A quanto pare il pilota che era primo in griglia di partenza, dopo che era stato superato da Luca, quindi Luca era davanti a lui, all'ingresso della San Donato gli ha tagliato la strada, Luca per non centrarlo ha pinzato e quindi è caduto. Nonostante la disavventura, i meccanici faranno in tempo per aggiustare la moto, quindi ci rivediamo domattina perché Luca ci riproverà con un'altra gara. E siamo quindi pronti per un'altra giornata di gare, ancora è tutto tranquillo, sono le 8:45, quindi tra poco si scatenerà l'inferno, come dice qualcuno. E siamo pronti qui in pit lane ad aspettare Luca, seconda casella. Purtroppo quando sai che puoi fare primo ti rosichi veramente tanto, a metà gara qualche problemino tecnico, adesso stiamo capendo un po' cos'è, sembra pompa della benzina. Ogni volta dico sulle gare, però mi sto un po' stancando di dire sulle gare. Vabbè, in ogni caso questa era una gara che sempre di campionato, però anche di allenamento per il National. Sono contento anche perché i miei avversari sono arrivati dietro, però mi sarebbe piaciuto comunque vincere.
Per peccato. Il campionato? No, per il campionato siamo a postissimo. Quindi viaggiamo... ancora te la puoi giocare bene. No, viaggiamo in prima posizione, abbastanza tranquilli. Bene. Anche gli altri hanno avuto qualche problema nelle gare passate. L'unica roba è che la vittoria, sembra la vittoria. Quando ti sfugge per così poco e non per colpa tua un po'. Io spero di averti aiutato con le mie riprese a confezionare il tuo video. Non vedo l'ora di arrivare. Mi sono divertito. Ho fatto i miei tempi anch'io, perché sì, a correre tra una curva e l'altra non è stato facilissimo. Non vedo l'ora di vederle, che secondo me saranno veramente pazzesche. Iscrivetevi al canale di Luca, seguitelo, perché il campionato è veramente divertente. Chiaramente iscrivetevi anche al mio. Non ci potete vedere i backstage, esatto, per vedere cosa succede nel dietro le quinte. Io ti ringrazio Luca e ci vediamo alla prossima. Ciao. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se fosse così, regalatemi un like. Se non siete ancora iscritti alla pagina e volete vedere altre di queste avventure, ricordate di iscrivervi e di attivare la campanellina per essere avvisati all'uscita del prossimo video. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.